Buongiorno, benvenuti a tutti. Iniziamo con questo incontro che ha come tema quello dell'elettore mediano. Mi presento rapidamente, sono Stefano Comino, sono ricercatore al Dipartimento di Economia qui dell'Università di Trento. Il mio ruolo oggi è molto semplice, nel senso che devo semplicemente introdurre il relatore di oggi, che è Vincenzo Galasso. Vincenzo è professore associato alla Bocconi. È consulente esterno dell'OCSE e lavora anche per il Center for Economic Policy and Research, e i suoi temi di ricerca sono quelli legati ai sistemi pensionistici e ai sistemi fiscali. È autore di vari articoli di carattere scientifico che ha pubblicato nelle riviste, diciamo così, top a livello internazionale come il Journal of Economic Theory, Journal of Public Economics. È associate editor del European Journal of Political Economy, è autore di vari libri, e quello che vi segnalo oggi, faccio un po' di pubblicità per l'autore, è appunto il libro che ha scritto assieme a Tito Boeri. È un libro che ha, diciamo così, ha come approccio un approccio più giornalistico rispetto a un approccio più scientifico, quindi è adatto, diciamo, alla lettura anche alle persone non esperte. È un libro molto interessante, in quanto dà un nuovo, diciamo, un'alternativa, diciamo così, chiave di lettura, se vogliamo, a quello che viene definito come il declino italiano. E la chiave di lettura è le generazioni che non si parlano fra di loro. È un po' il tema che sta dietro, è anche il tema che emergerà durante la discussione di oggi, ovvero l'elettore mediano, cioè quello che i partiti politici vogliono catturare, sta invecchiando, e invecchiando l'elettore mediano stanno anche invecchiando le politiche che in qualche modo stanno bloccando in qualche modo questo paese. Il libro è stato pubblicato l'anno scorso, ma è un tema attualissimo, nel senso che di 2 giorni fa sono le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia, in cui si dice appunto che l'Italia sta mortificando le generazioni più giovani, ed è il tema proprio che emerge dal libro di Boeri e Galasso. Quindi, non perdo altro tempo e introduco a voi Vincenzo Galasso. Abbiamo grosso modo un'ora di tempo e quindi dobbiamo gestire quest'ora. A te, Vincenzo. Grazie. È un piacere essere qui al Festival dell'Economia. Quando con Tito Boeri abbiamo parlato un po' di parlare dell'elettore mediano, mi è venuto in mente che questa parola per noi magari dice molto, però in realtà al grande pubblico probabilmente dice molto poco. Elettore mediano sembra qualcosa di molto strano. Allora, sono andato un po' su Wikipedia per cercare di capire, visto che ormai è diventato un po' il centro di dove si fa ricerca, almeno insomma di dove si cerca di reperire i dati e capire che cosa succede, non ricerca scientifica, ma ricerca, sì, infatti qualcuno suggerisce sulle tesi, e ho cercato di vedere un po' che cosa accadeva con elettore mediano. Allora, su elettore più o meno ci siamo, che ha il diritto di esprimere il proprio voto in un'elezione, quindi direi che fin qui ci siamo. Poi ho messo dentro mediano ed è venuto fuori una cosa che a me è piaciuta molto: giocatore che agisce nella fascia centrale del campo, il raccordo tra la linea difensiva e la linea d'attacco con la funzione di filtro o di costruzione del gioco. Probabilmente si tratta della posizione più complessa. E ho pensato che questa era un'ottima definizione di mediano, forse meno però di elettore mediano. Se poi si passa al femminile, da mediano si va a mediana, allora ne viene fuori il discorso invece, diciamo, statistico, il valore per il quale la frequenza accumulata vale 0,5. Il cinquantesimo percentile. Insomma, mi sono reso conto che mettendo dentro elettore mediano in Wikipedia, questa volta non ne veniva fuori proprio tanto, insomma, non ci si capiva troppo. Allora, che cos'è l'elettore mediano? Proviamo un attimo a vedere che cosa vuol dire, perché è importante. Diciamo che l'elettore mediano è l'elettore che divide la distribuzione degli elettori in due metà uguali. E anche qui mi rendo conto che in realtà non vi sto dicendo molto, cioè non è molto chiaro che cosa succede. Allora, non ve lo riesco a definire subito l'elettore mediano, vi devo portare un po' a spasso, vi devo raccontare prima un po' di cose per farvi capire chi è, perché è importante, perché alla fine i politici, come dire, sono particolarmente interessati nella opinione di questa persona, di questo elettore che per certi versi è, come dire, l'elettore pivotale. Allora, per capire un attimo perché l'elettore mediano è importante, chi è e per certi versi perché la classe politica è così interessata, c'è bisogno di pensare, voglio invitarvi a pensare un po' a quella che è la relazione che c'è tra elettori politici e policy, quindi politiche economiche, ma non solo economiche, che vengono adottate in un paese. Allora,
una maniera di guardare i politici che gli economisti, ma soprattutto gli scienziati della politica hanno da tempo utilizzato, è quello di pensare ai politici come delle evidentemente persone che prendono delle importanti decisioni di policy, dove per policy intendo evidentemente politiche economiche, quelle sono quelle a me più vicine, ma non solo, anche politiche legate all'immigrazione, alla sicurezza, all'ambiente e così via. Quindi diciamo tutte quante le policy, tutte le politiche che rientrano in quello che è le scelte che vengono fatte a livello governativo. E poi l'altro discorso è che cosa vogliono i politici, cioè prendono queste decisioni, questi sono gli strumenti che hanno, ma che cosa è che vogliono, quali sono diciamo, le motivazioni che li spingono? Qui voglio essere un po' tranchant e immaginare che in realtà i politici sono, come si dice nella lettura anglosassone, office seeking, cioè quello che vogliono è solo ed esclusivamente essere rieletti, non sono partisan, cioè non danno una grande importanza a quale politica finiranno per adottare, ma diciamolo in termini un po' cinici, vogliono essere eletti o rieletti se sono già al potere. Quindi lo sguardo che daremo, la lente attraverso la quale guarderemo, è quella di alcuni politici che scelgono un po' di strumenti di policy e lo fanno in maniera tale da essere eletti o da essere rieletti. Che cosa vogliono gli elettori? Beh, gli elettori vogliono tante cose in funzione un po' di quelle che sono le caratteristiche delle diverse persone. Sicuramente hanno delle preferenze riguardo queste policy. Alcune persone vorranno delle pensioni più generose, altre invece vorranno meno tasse, altre vorranno spendere di più in sicurezza, altri più nell'ambiente o meno e così via. Quindi hanno delle preferenze diverse e queste preferenze li spingono a votare i loro rappresentanti, cioè a votare delle persone che portino avanti quelle che sono le loro istanze, quelle che sono le cose che i nostri elettori vogliono. La campagna elettorale e le elezioni rappresentano due momenti importanti di questo contratto, se volete, che c'è tra il politico e l'elettore. Perché in campagna elettorale il politico si presenta quelli che sono i programmi che verranno portati avanti. Beh, chiaramente se credete che esiste questa fase di commitment, cioè se credete che ci si possa fidare ai politici, cioè quello che dicono in campagna elettorale poi effettivamente quello che faranno. Comunque sicuramente esiste una specie di delega, gli elettori delegano ai politici la scelta di alcune policy e ovviamente diversi elettori, diverse persone hanno preferenze molto diverse riguardo questa tipologia di policy che vorranno intraprendere. Quali sono le preferenze degli elettori? Allora, ora dobbiamo metterci in un framework, in un sistema che è un po' stretto e evidentemente non vale per tutti i paesi, ma si avvicina abbastanza a quello che è stato, perlomeno per un periodo, la nostra vita politica in Italia. Pensate a un sistema bipartitico, se volete pensate a un sistema con due coalizioni, se bipartitico vi sembra un po' troppo restrittivo, esistono due partiti o due candidati A e B. Allora, le piattaforme elettorali di questi due partiti possono essere valutate e ordinate dagli elettori. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'elettore guarda quello che presenta il partito A, guarda quello che presenta il partito B e alla fine decide che tra A e B gli piace più A o gli piace più B. Quindi guardando tutti quanti quelli che sono il range, tutte quante quelle che sono le policy che vengono scelte da questi due partiti, preferisce uno o l'altro. Perché gli elettori hanno evidentemente delle preferenze in termini di policy e hanno tra l'altro una policy preferita. Cosa voglio dire con una policy preferita? Voglio dire che se prendiamo un argomento nello specifico, ad esempio la spesa sanitaria, immagino che ognuno di voi avrà un'idea di quanto dovrebbe essere la spesa sanitaria, o almeno di quanto il settore pubblico dovrebbe garantire in termini di sanità. Okay? E lo stesso discorso vale per quanto riguarda l'ambiente o per quanto riguarda l'immigrazione e così via. Quindi per ogni elettore abbiamo una policy preferita. Cosa vuol dire avere una policy preferita? Vuol dire avere un grafico come questo qui. Che cos'è questo grafico? Ora, X è la vostra policy. Allora, X è la vostra policy, vuol dire che X rappresenta appunto quello che vi dicevo, più o meno migrazione. Poi vedremo nello specifico che cosa vuol dire, andremo ai dati e vi farò vedere cosa vuol dire. Sull'asse verticale invece ci sono le vostre preferenze. Insomma, cioè, diciamo che se siete l'elettore 1, a voi piace X1. Se siete l'elettore 2, vi piace X2. Se siete l'elettore 3, vi piace X3. Cosa voglio dire? Voglio dire che se siete l'elettore 1, immaginate siete una persona diciamo molto libertaria, volete uno Stato che intervenga poco nell'economia, allora volete una spesa sociale o una spesa pubblica molto limitata. Se siete invece un elettore che è molto, come l'elettore 3, siete un elettore che invece crede che lo Stato debba intervenire nell'economia e debba redistribuire e così via, allora magari siete l'elettore 3, la vostra policy preferita è X3, molta spesa pubblica. Potete essere elettore di mezzo, X2, e allora volete una spesa pubblica intermedia. Perché ci interessa questo? Ci interessa questo per capire che se voi siete l'elettore 1, evidentemente quello che a voi piace di più è X1, una spesa pubblica molto bassa, ma se vi fanno scegliere tra X' e X2,
che vedete lì in alto, se vi fanno scegliere tra x' ed x', preferite x'. Perché? Ma perché è più vicino a quello che vi piace di più. A voi piacerebbe una spesa pubblica molto bassa, ma se vi fanno scegliere tra una spesa pubblica media e una spesa pubblica alta, preferite una spesa pubblica media perché vi è più vicino. Questa è un po' l'idea che sta alla base di quest'idea dell'elettore mediano. Quindi ogni elettore, tendenzialmente, che cosa fa? Vota per il partito che propone la policy che a lui è più vicina. Sarà difficile che troviate un partito che vuole fare esattamente quello che volete voi. Quindi che cosa farete? Vi rivolgerete al partito che in qualche misura è più vicino a quello che voi volete. Non sarà esattamente quello che volete, ma più o meno si può avvicinare. Quindi se avete solamente due partiti, guardate questi due partiti e sceglierete quello che vi è più vicino. Poi ovviamente se nessuno dei due vi piace, anzi li odiate, potrete sempre scegliere l'astensione. In campagna elettorale i partiti che cosa fanno? I partiti scelgono una linea politica, quella che a volte viene chiamata una piattaforma elettorale, e chiaramente lo fanno con uno scopo ben preciso, che è quello di vincere gli elettori. Vincere gli elettori vuol dire voglio presentare una piattaforma elettorale che mi consente di prendere più voti dell'altro partito. E qui entra il discorso finalmente dell'elettore mediano. Qui possiamo vedere perché l'elettore mediano è importante. L'elettore mediano è importante perché ci serve a vincere le elezioni. Per vincere le elezioni basta convincere l'elettore mediano. Perché basta convincere l'elettore mediano? Perché l'elettore mediano è appunto l'elettore che divide la distribuzione delle preferenze a metà. Che vuol dire? Prendete una caratteristica, prendiamo una caratteristica tipica di come si vengono a presentare le piattaforme elettorali, destra-sinistra, ok? Questo vuol dire che ci sono delle persone che hanno una preferenza più di destra o altre che hanno una preferenza più di sinistra. Quel grafico che vedete alle mie spalle non è altro che la proporzione di persone di destra, di centro e di sinistra. Quindi se andate a guardare l'altezza, dove c'è scritto sinistra per esempio, quell'altezza lì di quel grafico vi dice quante sono le persone di sinistra, di estrema sinistra. Andate a guardare il grafico a destra, vi dice quante sono persone di estrema destra, al centro vedete le persone che sono un po' più di centro. Allora, se questa è la distribuzione delle preferenze delle diverse persone in un elettorato, come devono fare i partiti a vincere le elezioni? Ma immaginatevi che IM sia l'elettore mediano. Elettore mediano cosa vuol dire? Vuol dire che ha l'ideologia di mezzo, cioè il 50% delle persone sono più di destra di lui, il 50% delle persone sono più di sinistra di lui. Lui è giusto al centro, è il mediano, è quello che ha ideologia mediana. Che cosa succede in questo caso? Come vi dicevo appunto, evidentemente la sua policy è quella che divide, il 50% dei elettori sono più a destra di lui, il 50% sono invece più a sinistra. Ora, per vincere le elezioni c'è bisogno di convincere questa persona, bisogna convincere proprio lui, vediamo perché. Allora, immaginate che ci siano due partiti A e B, non sono ideologici. Non sono ideologici vuol dire che non sono dei partiti che hanno storicamente una collocazione a destra o storicamente una collocazione a sinistra. Sono due partiti che vogliono vincere le elezioni, vogliono essere al potere per poter fare queste policy, vogliono vincere le elezioni. Allora immaginatevi di essere il partito A e di posizionarvi in IA. Immaginatevi invece che il partito B si posizioni in IB. Chi vince? Ma evidentemente vincerà il partito B. Perché? Ma perché voi se siete una persona di sinistra, chi votate? A o B? Ovviamente preferirete votare per B. Ora tutti e due i partiti sono di destra, ma B è meno di destra di quanto non lo sia A. Quindi tutti quelli che sono a sinistra voteranno per B. B prende più del 50% dei voti, ben più del 50% dei voti. A invece prenderà solamente i voti di quelli che sono alla sua destra. Okay? Questo vorrà dire evidentemente che gran parte dei voti andrà a B. Ora, se voi non siete ideologici, siete il segretario di partito del partito A, evidentemente potete fare qualcosa. Che cosa potete fare? Quello che potete fare è riposizionare il vostro partito, scegliere una piattaforma elettorale diversa. Come lo fate? Beh, vi spostate. Dove vi spostate? Ma vi conviene spostarvi un po' più a sinistra, perché i voti, come si vuol dire in queste circostanze, li state perdendo al centro, no? Allora, se i voti si perdono al centro, bisogna muoversi un po' più al centro. Alla fine quello che accade è che A e B si riposizioneranno tutte e due e si andranno a sedere entrambi sull'elettore mediano. Perché? Perché sedendosi sull'elettore mediano prenderanno il 50% dei voti tutti e due i partiti. Cioè andando al centro ed accontentando il centro, accontentando l'elettore mediano, massimizzeranno la probabilità di vincere le elezioni. Okay? Ora, questa ci spiega perché l'elettore mediano è importante, ma ci dà anche delle importanti indicazioni per quanto riguarda quelli che sono i risultati
non tanto delle elezioni, quanto piuttosto, oserei dire, di quello che accade dopo le elezioni, cioè delle policy che vengono utilizzate. Cioè la vera domanda o la vera risposta che dà questo tipo di modello, appunto dell'elettore mediano, è quella di dirci: ma i politici che tipo di politiche alla fine vanno a implementare? Che cosa fanno se vogliono conquistarsi l'elettore mediano? Quello che accade è che in un partito, ricordiamoci le ipotesi da cui siamo partiti, in un sistema politico bipartitico, se volete bipolare o bicoalizione, o come lo volete chiamare, dove esistono due partiti, e dove i partiti sono office seeking, cioè vogliono solo vincere le elezioni, non sono due partiti con delle forti radici di carattere politico o culturale che li spingono a stare necessariamente a destra o a sinistra, beh, quello che accade è che entrambi i partiti scelgono una piattaforma elettorale di centro, una piattaforma elettorale del votante mediano, molto vicino al centro. Questo vuol dire che alla fine i partiti si assomiglieranno molto in questo tipo di sistema e nell'assomigliarsi non andranno evidentemente a seguire una piattaforma elettorale molto estrema, non inseguiranno le due code, l'estrema destra e l'estrema sinistra, ma tenderanno ad inseguire il centro, tenderanno cioè a cercare di prendere i voti soprattutto al centro. Okay? Questo è quello che accade e vediamo se questo tipo di... Allora, chiaramente questo è un modello che ci aiuta a spiegare la realtà in alcuni paesi, meno in altri. Se pensiamo all'Italia della cosiddetta Prima Repubblica, in cui c'erano molti partiti e non era sicuramente un sistema bipartitico, evidentemente questo modello non ci aiuta. Si poteva votare per molti partiti e quindi diciamo, il framework teorico che avete alle mie spalle non funziona così tanto. Funziona meglio se andiamo a pensare a quello che accade quando i partiti da votare ce ne sono solo due. E visto che siamo in campagna elettorale negli Stati Uniti, andiamo a guardare che cosa potrebbe, diciamo, che cosa ci possiamo aspettare che accada negli Stati Uniti. Ora, l'elettore mediano funziona molto bene, soprattutto ci fa capire cosa accade in quelle elezioni che sono difficili da vincere, cioè in quelle elezioni in cui, tutto sommato, i due candidati sono molto vicini tra di loro. Allora, negli Stati Uniti, prima delle elezioni presidenziali, ci sono le famose primarie, voi sicuramente avete, quindi voi almeno avranno seguito l'andamento delle primarie negli Stati Uniti, che sono ancora in corsa. Che cosa succede? Immaginatevi, guardiamo prima i democratici tipicamente guardano più a un pubblico, diciamo, di sinistra, di quanto non accada con i repubblicani. Quindi i democratici guardano ad un pubblico di sinistra, sanno che il loro elettorato nelle primarie è un elettorato grosso modo di sinistra e cosa fanno? Andranno a cercarsi all'interno di quello che è il gruppo che vota per loro, che vota alle primarie, quello che è l'elettore mediano. Quando andiamo a guardare la piattaforma elettorale di cui si parla nelle primarie, vediamo per esempio che si parla di una piattaforma elettorale abbastanza di sinistra, cioè nella lotta che c'è oggi tra Barack Obama e Hillary Clinton, si parla di una piattaforma elettorale abbastanza, se volete, di sinistra. Così come nella precedente primaria, che si è già conclusa nel Partito Repubblicano, accadeva l'opposto. I repubblicani prendono più voti a destra e vanno ad avere una campagna elettorale che è, come dire, più di destra, nel senso che vanno a inseguire l'elettore mediano all'interno della destra. La cosa interessante è che poi quando le primarie finiscono e a contendersi il posto di Presidente degli Stati Uniti ci sono solamente due candidati, quello che accade è che improvvisamente tutti e due i partiti convergono verso il centro e quello che accade è che tutti e due i partiti si riposizionano, quando sono finite le primarie, si riposizionano e vanno verso il centro. E questo è uno dei motivi per cui si dice che è importante che le primarie non durino troppo a lungo, perché se durano troppo a lungo tendono a posizionare troppo i candidati, i repubblicani dal lato, i democratici dall'altro, sulle loro posizioni della piattaforma durante le primarie, li spostano troppo a destra e troppo a sinistra, quando poi arriva il momento di fare le primarie, questi due candidati sono stati troppo identificati con la destra e con la sinistra, diventa difficile per loro presentare una piattaforma elettorale credibile che li sposti verso il centro. Quindi questa è, se volete, l'importanza dell'elettore mediano. Ma passiamo a qualcosa di un po' più, come dire, un po' più nostrano, cioè chiediamoci se l'elettore mediano è importante per i motivi che vi ho un po' raccontato, ma chi è questo elettore mediano in Italia? Cioè qual è l'identikit del mediano? Questa risposta non è semplicissima, chi è l'elettore mediano dipende un po' dalla policy. Alcune policy sono la tipiche policy legate a una piattaforma elettorale ideologica, cioè destra verso sinistra, e allora lì ci possiamo chiedere chi è l'elettore mediano, se è un po' più a destra o un po' più a sinistra. Questa è la posizione soggettiva nella scala politica in Italia di un campione
del World Value Survey fatto nel 1999, così ci spostiamo un po' indietro da quello che è la discussione, diciamo, di politica di oggi, e ci riportiamo, lo storicizziamo un po'. E che cosa vediamo qui? Vedete, queste sono delle domande che sono state fatte alle persone. Vi sentite su una scala da 0 a 10, quanto vi sentite di destra, quanto vi sentite di sinistra? E vedete quelle che sono state le risposte che vengono date da questo campione di italiani. Come vedete, la maggior parte delle persone si addensa verso il centro, quindi gran parte delle persone stanno tra 5 e 6, cioè nella risposta danno una risposta che è tra il 5 e il 6. L'elettore mediano, in questo caso, cioè la persona che divide a metà la popolazione di preferenze, che vedete alle mie spalle, in questo caso sarebbe una persona che ha un valore pari a 5, cioè che si sente di centro, se proprio vogliamo tirarla, un po' più di centro-sinistra, diciamo. Okay? Quindi, come vedete, in questo caso sarebbe l'elettore mediano. Quindi, se lo guardiamo su una scala politica, su una scala ideologica, potremmo dire che sicuramente l'elettore è un elettore di centro, al limite un po' più di centro-sinistra. Ma questa non è l'unica policy a cui possiamo pensare, ci sono anche altri tipi di piattaforme. Gran parte della spesa pubblica in Italia è una spesa di carattere intergenerazionale, pensioni, sanità, tante questioni in Italia sono questioni che hanno a che vedere con una questione generazionale. Diciamo che molte delle policy di cui ci occupiamo sono policy che hanno a che vedere con questa divisione giovani-anziani. Allora andiamo a guardare l'elettore mediano in termini diversi, andiamoci a chiedere qual è l'età dell'elettore mediano, o se volete, qual è l'età mediana degli elettori in Italia. E questa è la distribuzione degli italiani per età nel 2000, quanti hanno tra 0 e 9 anni, tra 10 e 19 anni e così via, e nel 2000 la corte più numerosa era quella dei trentenni, da 30 a 39 anni. In questo periodo il votante mediano aveva 46 anni, okay? Quindi diciamo che un 46enne è la persona che ha il 50% degli elettori più giovani di lui, il 50% degli elettori più anziani di lui. Quindi quando andiamo a guardare, ad esempio, ad una discussione di carattere intergenerazionale, ci chiediamo ma a chi dobbiamo stare a guardare. Ricordatevi quel grafico che abbiamo mostrato prima, se vogliamo pensare che l'elettore pivotale, l'elettore importante, quello che sta al centro, in Italia l'elettore importante oggi ha 46 anni e ovviamente sta invecchiando con l'invecchiamento della popolazione. Quindi l'età del votante mediano è a 46 anni. Come possiamo ancora vedere, cercare di pensare all'elettore mediano? Ma ci sono tante altre policy che sono importanti e che non hanno necessariamente una connotazione di carattere ideologica o di carattere generazionale. La cosa più tipica è la redistribuzione in base al reddito, quindi ci possiamo chiedere ma quali sono le preferenze delle persone in base al reddito, cioè se esiste una piattaforma elettorale redistributiva che è legata al reddito, quindi il discorso, se volete, redditi bassi contro redditi alti, ricchi contro poveri. Andiamo a guardare quella che è la distribuzione del reddito in Italia, per vedere un po' chi sono le persone più ricche e chi sono le persone più povere. Questo è importante se pensiamo che gli elettori possano votare in funzione del loro reddito, cioè se pensate che quando si va a parlare di una politica redistributiva le persone più ricche voteranno contro e le persone invece meno ricche voteranno a favore. E questo, vedete, è la distribuzione del reddito in Italia, fatto per reddito equivalente per persona in funzione della composizione familiare o anche il reddito familiare, e anche qui potete vedere un po' quello che è la mediana. In Italia il reddito mediano è pari a 26.000 euro, questi sono dati del 2006, questo è il reddito familiare, quindi diciamo la famiglia che ha un reddito familiare di 26.000 euro è la famiglia mediana, il 50% delle famiglie sono più ricche, il 50% delle famiglie sono invece più povere. Okay? Quindi questo ancora per capirci dal punto di vista ora della redistribuzione. Ovviamente possiamo andare avanti e continuare a vedere tante altre possibilità in cui gli elettori siano divisi su tante altre policy che possono, o tanti altri aspetti di policy che possono essere importanti. Un altro aspetto che può essere importante è quello dell'istruzione. L'istruzione può essere una componente, lo vedremo in seguito, che fa pensare in maniera diversa alle persone su diversi tipi di policy. E poi lo vedremo più avanti, quando vi parlerò ad esempio un po' dell'immigrazione, vedremo che il livello di istruzione cambia molto la percezione che le persone hanno di che cosa dovrebbe accadere. Quando guardiamo alla piattaforma elettorale dal punto di vista dell'istruzione, che cosa viene fuori? Ecco, vedete, queste sono le proporzioni
del campione che risponde, ancora una volta sto parlando del 1999, tra persone che hanno completato la scuola elementare, che hanno completato una scuola secondaria tecnica professionale, un liceo o l'università. E quindi quello che viene fuori è che l'elettore mediano, cioè ancora una volta quello che divide a metà la distribuzione delle preferenze, in questo caso la distribuzione del livello di istruzione, ha un diploma superiore. E l'ultima cosa, evidentemente, in Italia l'elettore mediano è donna, visto che più del 50% degli elettori sono donne, appunto. Quindi l'identikit dell'elettore mediano in Italia è una donna, 46 anni, diploma superiore, di centro, sinistra, se vogliamo, e con un reddito familiare attorno ai 26.000 euro. Questa è la persona, tutto sommato, che in Italia dovrebbe, se volete, decidere, anche se tenete presente che se andiamo a complicare un po' la cosa e guardiamo una policy, una politica economica in cui l'importante non è solo l'ideologia, ma anche l'età, oppure non solo l'ideologia, ma anche il sesso, le cose cambiano. Giusto per darvi un velocissimo spaccato, per esempio, se andiamo a guardare la distribuzione dell'ideologia e la spacchiamo tra uomini e donne, vediamo che gli uomini tendono a essere più estremisti, le donne sono molto più concentrate verso il centro di quanto non lo siano invece gli uomini, quindi più donne al centro, più uomini invece alle due estremità, estrema destra ed estrema sinistra. E l'altra cosa anche, possiamo guardare all'ideologia per istruzione, e anche qui ci sono delle differenze. In Italia, sempre alla fine del 1999, anche se le differenze non sono molto grandi, le persone con un livello di istruzione più alta tendevano a essere sempre di centro, vedete, seduti proprio sul 4,9, mentre invece le persone con un livello di istruzione un po' più basso tendevano a essere sempre di centro, tra il 5,3 e il 5,4, ma un po' più di destra, se volete, rispetto a invece le persone più istruite, che erano di centro, ma un po' più verso sinistra. Ma comunque differenze veramente di sfumature molto, molto lievi. Allora, passiamo all'ultima domanda che mi sono posto, ed è: che cosa vuole l'elettore mediano in Italia? Ora, ho approfittato un po' della riunione dell'ultimo Consiglio dei Ministri per vedere un po' quelle che sono le policy di cui si parla molto, e per vedere se queste politiche di cui si parla e che sono state appunto deliberate sono delle cose che l'elettore mediano vuole. Allora, la prima policy che sono andato a guardare per vedere se questo nostro elettore mediano è d'accordo oppure no è quella legata alla concorrenza. Quindi questo l'ho chiamato effetto Attali, per la commissione Attali che è stata insediata in Francia da Sarkozy. Cosa vogliono gli italiani? Vogliono aumentare il livello di concorrenza oppure no? Oppure, detto in termini diversi, ma la concorrenza è di destra o di sinistra? Ricordando un po' il libro di Alesina Giavazzi. E quello che vedete qui è praticamente un grafico in cui vi viene detto se la concorrenza è buona oppure no. Tenete presente che questa è una gradazione da 1 a 10, dove 1 vuol dire che la concorrenza è molto buona, la competizione è molto buona, 10 invece vuol dire che la competizione è molto negativa. Okay? Quindi se voi siete completamente favorevoli votereste 1, se siete completamente contrari alla concorrenza votereste 10. Come vedete in Italia c'è un certo, non tantissimo, ma c'è un certo... una certa differenza, una certa divisione tra queste due cose in base all'ideologia. Cioè le persone che sono più a destra, cioè nella scala che vi avevo fatto vedere in precedenza del votante mediano, le persone che hanno le ultime due, che erano sedute sugli ultimi due gradini, se volete, la destra, quindi più di estrema destra, sono persone che danno un valore pari a 3,5, cioè sono più favorevoli alla competizione di quanto non lo siano invece le persone che sono completamente a sinistra, cioè più di estrema sinistra, dove invece il livello di competizione è pari a 4,5, cioè la gente tende a votare in media un valore pari a 4,5. Ora, attenzione, evidentemente tutti sono al di sotto del 5, il che vuol dire che siamo più vicini a dire che la competizione è buona di quanto non siamo a dire che la competizione è negativa. Quindi evidentemente questo è un buon risultato, è un risultato che ci può far pensare che aumenti il livello di competizione, e qui vi ho dato evidentemente quello che è la mia idea, ma vi fa vedere che comunque esiste una certa differenza. Quindi se credete a quello che è un po' questa idea dell'elettore mediano,
qui l'elettore mediano è evidentemente l'elettore di centro, e ci dovremmo aspettare che il livello di competizione si vada ad assestare attorno a quello che è questo 4 che vedete alle mie spalle, quindi un livello intermedio. L'altro discorso, anche interessante, di cui si è parlato molto, è quello della meritocrazia. Bisogna o no legare i salari alla produttività? Come fare per aumentare la meritocrazia? Si sono scritti anche molti libri su questo argomento, anche recentemente. Anche qui è interessante andare a guardare che cosa ne pensa l'elettore mediano. Allora, qui c'è una domanda molto interessante che è fatta da questa World Value Survey, che è una specie di indagine che viene fatta su un campione di italiani, ancora una volta sono dati legati al 1999, e la domanda qui è molto, più che domanda, diciamo, l'affermazione è molto interessante, dice: la segretaria più efficiente deve essere pagata di più. Quindi a parità di anzianità, a parità di età, a parità di tante altre cose, se una è più brava deve essere pagata di più, sì o no? Come vedete, tutti, diciamo in media, tutti dicono di sì. Che poi lo pensino o no, questo è un altro discorso, questo è il problema tipico di quello che accade quando si fanno i sondaggi, per cui le persone quando rispondono ai sondaggi molto spesso non vogliono fare brutta figura, diciamo, con l'intervistatore, ma sono evidentemente sondaggi anonimi. Comunque anche qui potete vedere quello che accade dal punto di vista del votante mediano. Qui abbiamo diviso le cose per istruzione. Vedete, le persone che hanno il livello di istruzione più elevato, in questo caso vuol dire la laurea, l'80%, cioè più di 4 su 5, considerano giusto che chi è più efficiente venga pagato di più. Questa percentuale però si riduce abbastanza se andiamo a guardare le persone che hanno un livello di istruzione più basso, cioè che hanno finito solamente le scuole elementari o che hanno fatto qualche anno di scuole medie. Qui la percentuale si riduce a 4 su 5. Quindi tutti d'accordo, ma alcuni più d'accordo di altri. L'altra cosa di cui si parla molto è evidentemente legato al federalismo fiscale. È evidente che quando ho fatto questa slide non ho pensato che venivo a presentarlo a Trento, altrimenti dovevo essere un po' più attento a parlare di federalismo fiscale da queste parti. Comunque, perché certo, c'è già. E qui la domanda è ancora una volta quella di legata a questo tipo di considerazione. È giusto dare più potere alle autorità locali? E qui vedete che siamo andati a spaccare le risposte per età questa volta, perché mi sembrava una cosa abbastanza strana, devo dire, una cosa di cui ancora oggi non riesco a dare una spiegazione, forse appunto voi che il federalismo fiscale ce l'avete già, avete per me la risposta. Quello che mi è sembrato molto strano è che il tasso di approvazione sia molto più elevato tra le persone che hanno più di 50 anni di quanto non lo sia invece tra le persone più giovani. Ora, non voglio dare un'interpretazione evidentemente di carattere politico, non credo che lo sia, cioè qui tutto sommato l'idea è quella di dire: ma dove pensate che ci sia il livello istituzionale o di autorità che deva decidere su certe cose, cioè dove volete più vicino a voi a livello locale o volete più lontano da voi a livello centrale. E come vedete qui, in questo caso, c'è una differenza legata all'età. L'altro aspetto di cui si parla tanto in questo periodo è quello legato alla legge sull'immigrazione. Quindi la domanda qui diventa: cosa fare? Tolleranza zero? Questa è una domanda, anche questa fatta nel 99, quindi per non rientrare troppo in quello che è la politica locale. E qui c'erano quattro possibili risposte. Una risposta era quella di dire fare entrare chiunque, l'altra fare entrare le persone se esistono posti di lavoro disponibili, l'altra porre dei limiti molto severi oppure addirittura completamente il divieto d'ingresso. E vedete che c'è una certa differenza questa volta per quanto riguarda il discorso, la risposta che viene data a questa domanda in funzione di quello che è la ideologia delle persone. Quindi persone che sono più di sinistra tendono a rispondere di più che bisogna far entrare chiunque o che bisogna far entrare persone se i posti di lavoro sono disponibili. Questo invece accade molto spesso tra le persone che si considerano di destra, che sono invece più favorevoli a limiti severi e divieto d'ingresso. Quindi evidentemente su questo argomento, come del resto mi sembra che sia risultato abbastanza chiaro anche nelle ultime elezioni, evidentemente c'è una spaccatura, c'è una divergenza nel paese tra queste due cose e quindi questo lo vediamo anche chiaramente. Quindi se la politica insegue il votante mediano su questo, quello che ci dovremmo aspettare è che ci sia una posizione un po' intermedia tra
far entrare le persone se esistono i posti di lavoro disponibili o introdurre dei limiti severi. Vedete che, diciamo, il votante mediano, in funzione anche un po' di chi andiamo a guardare, si trova al centro tra queste due cose. L'altro aspetto che mi sembra molto interessante è quello legato, e che ha evidentemente un'interpretazione, è quello legato alla tolleranza zero e ora con il livello di istruzione. Guardate, queste sono le stesse risposte di prima, ma ora vengono spaccate non per ideologia, bensì per istruzione. Che cosa notiamo? Notiamo che le persone con istruzione più bassa tendono ad essere più critici, se vogliamo, verso il fenomeno immigrazione. Cioè sono quelli che chiedono limiti più severi, più di quanto non lo facciano le persone con istruzione alta, sono quelli che chiedono al limite il divieto di ingresso alle persone, più di quanto non lo facciano le persone con istruzione alta. Le persone con istruzione alta sono molto più favorevoli a far entrare, se esistono, posti di lavoro, e anche eventualmente anche a far entrare chiunque, sempre. Okay? Quindi anche qui una certa differenza che fa il paio con la differenza che abbiamo visto prima, per quanto riguardava il discorso ideologico, e anche questa ha, se volete, una spiegazione. È probabile che il problema dell'immigrazione, l'immigrazione per le persone che hanno un livello di istruzione più elevato, e molto spesso quindi anche un livello di reddito più elevato, rappresenti un'opportunità di trovare una badante, una persona a basso prezzo, eccetera, non rappresenta invece un costo che invece viene rappresentato per persone che hanno un livello di istruzione più basso, concorrenza a volte sia sul mercato del lavoro sia anche nell'utilizzo, se volete, di quelli che sono dei beni pubblici locali. Quindi anche qui una differenza che ha senso, è una differenza che poi ritroviamo evidentemente, se volete, a livello politico. L'ultima cosa che voglio dirvi è quella legata alle politiche ambientali, e qui secondo me è un discorso interessante anche un po' per quello che è, se volete, il salto in avanti, cioè che cosa accadrà nel futuro, come evolve la situazione, se andiamo a guardare anche l'invecchiamento. Se guardate le politiche ambientali, quello che vedete è che questa è non la domanda ancora una volta, ma l'affermazione è: darei parte del mio reddito per migliorare l'ambiente. E qui vedete una differenza, anche qui non sono differenze necessariamente molto accentuate, ma esiste una differenza per quanto riguarda il discorso della diversa risposta in funzione dell'età. Cioè, tutto sommato, le persone ci sono più persone contrarie a dare reddito per migliorare l'ambiente tra le persone che hanno più di 50 anni, di quanto non accada invece tra le persone più giovani. Questo evidentemente è un'ovvia spiegazione. La spiegazione è che le politiche ambientali sono politiche intergenerazionali, cioè si spende oggi tutto sommato per preservare l'ambiente, per preservare un capitale che poi continua nel futuro. Ancora una volta, non una distanza abissale tra le posizioni di persone più giovani e persone più anziane, ma i più giovani, forse anche perché hanno un livello di reddito più basso, sono più disponibili a spendere per l'ambiente di quanto non sembrano essere le persone più anziane. Un altro aspetto interessante è quello legato alle politiche di cui per il momento si sta parlando poco, ma di cui sicuramente si ritornerà a parlare, che è quello legato al lavoro femminile e quello legato alle culle vuote. E qui c'è una domanda che viene fatta nel World Value Survey, una domanda che differenzia molto rispetto a quelli che sono gli altri paesi in cui questa domanda viene fatta. E questa domanda, che in realtà ancora una volta non è una domanda ma è un'affermazione: un bambino piccolo soffre se la madre lavora? E siete d'accordo oppure no? Vedete che c'è una certa connotazione politica alla risposta a questa domanda, anche se per la maggior parte delle persone, ben oltre il 60%, diciamo due italiani su tre, se non tre su quattro, sono d'accordo col fatto che se la madre lavora il bambino piccolo soffre. Devo dire che questa percentuale diminuisce drasticamente se attraversiamo le Alpi e andiamo in qualche altro paese che non sia l'Italia, dove questa veramente cade in picchiata. Non bisogna arrivare fino in Svezia, basta andare oltre Alpe e questa percezione cambia. Percezione che cambia anche in funzione un po' del livello di istruzione. È vero che anche per le donne che hanno per le persone che hanno un livello di istruzione elevata e sono ancora d'accordo più del 50% con questa affermazione, ma perlomeno vedete che diciamo, questa è un'affermazione che ha evidentemente anche un connotato ancora una volta legato al livello di istruzione. Istruzione più elevata, si crede meno a questo tipo di, di affermazione. Ok, allora se credete, o comunque se vi ho in parte convinto, del fatto che i politici, quando guardano alle policy che intendono adottare, sono sicuramente interessati al fatto di essere rieletti e quindi vogliono capire dove prendono più voti, come muovere le policy per riuscire a essere eletti o rieletti, allora evidentemente vi rendete conto che l'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che in Italia sta diventando evidentemente molto, molto sostenuto, con tutti gli aspetti.
Quando si parla di invecchiante della popolazione, soprattutto quando ne parlano gli economisti, sembra che questo sia il grande male del secolo, no? Che si invecchia e questo sia un aspetto molto negativo. Ora, in Italia invecchiamo per due motivi. Uno è positivo, cioè aumenta la speranza di vita, cioè diventiamo più longevi, peraltro in Italia più che in tanti altri paesi d'Europa e del mondo. Questo evidentemente è una cosa positiva, cioè si vive più a lungo, molto spesso si vive più a lungo anche vivendo meglio più a lungo, quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. L'aspetto negativo è legato al fatto che in Italia si invecchia più che in altri paesi perché in realtà è caduta molto la fertilità, cioè si fanno pochi bambini, si fanno pochi figli. Quindi diciamo un aspetto positivo, un aspetto invece meno, ma non bisogna pensare all'invecchiamento necessariamente come ad una cosa negativa. Quello che però accade è che evidentemente l'invecchiamento della popolazione sposta e sposterà ancora di più di molto quello che è il peso delle persone anziane e dei giovani per quanto riguarda il peso politico delle persone anziane e dei giovani, ovvero quanto più invecchia la popolazione tanto più evidentemente le persone anziane diventeranno importanti per i politici per essere eletti e meno importanti invece saranno i giovani. Quindi se l'elettore mediano invecchia insieme alla società, che cosa vuol dire questo per quanto riguarda le policy? Evidentemente, guardate quella che è il cambiamento della distribuzione d'età in Italia, ve l'ho progettato un po' in futuro per il 2050. Diciamo che mentre il votante mediano nel 2000 aveva 46 anni, nel 2050 ne avrà 56. Insomma, questo vuol dire che mentre oggi, se camminate per Trento, avete una probabilità di imbattervi in qualcuno che ha attorno ai 30-40 anni, tra 50 anni, nel 2050, se camminate per Trento, vi abbatterete con più facilità in una corte, in una persona che ha 70 anni, perché quelle saranno le persone che evidentemente saranno più frequenti. Allora, questo ancora una volta non è necessariamente un male, ma sicuramente ci dice qualcosa rispetto a quali saranno le policy in cui si spenderà di più. Peraltro questo è una cosa che accade non solo in Italia, ma ovunque. Vedete, questo è l'andamento dell'età mediana degli elettori che sta aumentando in Italia, così come sta aumentando negli altri paesi. In altri paesi, in Spagna, sta aumentando tanto quanto aumenta da noi, meno in Inghilterra e nel Regno Unito, ancora una volta perché lì i tassi di fertilità sono più alti, i tassi di natalità sono più alti e quindi l'elettorato insieme all'intera società, all'intero paese, invecchia un po' meno. L'invecchiamento della popolazione in Italia ci ha portato anche ad un invecchiamento della rappresentanza politica. Questa è l'età delle corti, della nuova corte di persone che entra in Parlamento, quindi dei nuovi parlamentari, non del Parlamento ma dei nuovi eletti. Questa è la linea nera che vedete alle mie spalle e come vedete negli ultimi anni l'età di entrata in Parlamento è aumentata molto. Nelle elezioni del 2006, non ho messo sui dati per le ultimissime elezioni, l'età media delle persone che entravano in Parlamento, e sto parlando della Camera dei Deputati qui, era di 50 anni ed è un'età altissima, perché non vi sto dicendo l'età media di chi è in Parlamento ma dei nuovi eletti. Un'età assolutamente elevatissima che vi dà un po' un'idea di come in Italia la rappresentanza dei giovani sia assolutamente non esistente. Questo evidentemente vorrà dire qualcosa, vorrà dire che cambieranno o potranno cambiare molto in futuro quelle che sono le politiche legate alla rappresentazione delle persone anziane rispetto a quelle giovani. Cioè, probabilmente cambierà quello che ha a che vedere con l'ambiente, con il merito concorrenza, con il debito pubblico e con i sistemi previdenziali. Cioè, se si tenderà a dare maggiore importanza, ancora di più maggiore importanza, più di quanto non venga data già oggi, a quello che è la rappresentanza delle persone delle fasce d'età più avanzate rispetto ai giovani, questo è quello che possiamo aspettarci. Ma forse chiuderei qui. L'ultimo appunto è quello legato a questa politica importante di cui ci ha parlato il governatore della Banca d'Italia due giorni fa. Ha detto che per risolvere in parte il problema delle pensioni bisogna aumentare l'età di pensionamento. L'Italia è un paese che invecchia, dove le persone vivono più a lungo e quindi vivendo più a lungo possono anche lavorare per più anni. Ora, quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni in Italia, ma anche negli altri paesi, è invece che la forbice tra la longevità e l'età di pensionamento si è andata aumentando. Cioè si invecchia di più, si vive più a lungo e contemporaneamente si va in pensione prima. Questo perché? Probabilmente perché le politiche sull'età di pensionamento le decidono delle persone, se volete il votante mediano, che è abbastanza vicino ad andare in pensione e quindi non vuole spostare in avanti questa fatidica soglia della pensione. Ecco, il problema è che più andiamo avanti, più il votante mediano invecchia e quindi questo probabilmente peggiorerà ancora maggiormente il problema previdenziale. Quindi importante il votante mediano, ma forse bisogna trovare anche qualche maniera di dare un po' più voce nell'economia e anche in politica a quelle che sono le generazioni più giovani. Grazie.
Molto bene, grazie Vincenzo. Abbiamo un po' di tempo per delle domande dal pubblico. Abbiamo una qui di fronte. Adesso arrivano con il microfono. Grazie. Grazie della presentazione, devo dire molto chiara e lineare, eccomi qua. E, certo è motivo di sconforto, devo dire, e avendo seguito tutto il Festival di Trento, motivi di sconforto ne ho trovati diversi rispetto al nostro paese. Volevo ripetere una cosa che ha detto per avere la conferma che ho capito bene, ed è questa qua: sostanzialmente possiamo dire che in Italia i partiti stanno diventando non ideologici, se non lo sono già diventati. Questo significa che il tema della formazione, dell'acculturazione, che era un tema importante alcuni decenni fa e che era legato al fatto che le élite politiche guidavano la popolazione, è un qualcosa che sta diventando di nessuna importanza, perché in qualche modo questa teoria dell'elettore mediano, che, come dire, sembra di leggere la cronaca di questi giorni, dove A e B sono magari W e B, i partiti non più ideologici non fanno altro che seguire le politiche preferite dall'elettore mediano. Quindi sostanzialmente si soddisfano bisogni esistenti, non c'è nessun bisogno. I bisogni esistenti, magari si soddisfano un po' meno quelli latenti, ma sicuramente non c'è nessuna visione. Ecco, volevo avere la conferma che di fatto in questa teoria le élite diventano delle élite difensive in qualche modo, cioè cercano semplicemente di perpetuare, appunto, sono office seeking, come lei ha detto, e quindi non vedo, veramente vedo un contrasto anche con il libro, magari di speranza, che lei ha scritto con Boeri. Cioè non vedo proprio gli elementi per poter dire che le élite politiche avranno un qualche interesse a sviluppare le politiche di cui voi avete scritto. Allora, raccogliamo altre domande e poi vediamo di rispondere tutti insieme con un'altra. Io volevo fare una domanda un po' più terra a terra. Molto spesso si verifica un'incoerenza fra le dichiarazioni fra dichiarazione e azione, no? Nel senso che molte persone si dichiarano tolleranti, poi in realtà dei fatti lo sono molto meno, oppure c'è una sorta di effetto NIMBY, no? Per cui si parla di liberalizzazioni, però se io ho un parente che è benzinaio mi vanno bene tutte tranne quelle della liberalizzazione dei carburanti, se ho un parente notaio sarò contrario alla liberalizzazione degli ordini professionali e quant'altro. O così pensiamo al sistema pensionistico, non so, pensiamo al governatore della Banca d'Italia Fazio, che si è scagliato più volte contro, in favore della riforma del sistema pensionistico, tranne il fatto che questo evidentemente non doveva coinvolgere il dipendente della Banca d'Italia. E quindi questo influisce sulle policy scelte dai partiti, oppure diciamo anche i partiti devono adottare questa discrasia fra policy dichiarata ed azione poi di governo, se vogliono evidentemente coltivare la rielezione dei propri membri. Grazie. Sì, buongiorno. Io volevo chiederle di fare un po' riferimento a questa teoria dell'elettore mediano con le elezioni che si sono avute quest'anno, dove a un'occhiata, diciamo, forse superficiale, sembra in realtà che questa teoria, secondo cui è l'elettore mediano che decide chi vince e chi perde le elezioni, in realtà non sia stata valida, almeno in parte, in queste elezioni, perché abbiamo visto dai dati, dai flussi elettorali, che il grosso spostamento di elettori si è avuto nelle fasce estreme, e quindi è questo che ha causato la vittoria di uno schieramento sull'altro. Le chiedo se questo è vero o meno, insomma. Grazie. Volevo chiedere quanto sono robuste queste rilevazioni sulle preferenze dell'elettore mediano rispetto a una discriminazione territoriale, ad esempio banalmente nord-sud. Ancora una e poi rispondi. Abbiamo una qui al centro e poi rispondiamo. Risponde.
Mi fa pensare, buongiorno, mi fa pensare quanto ho sentito a un discorso di opportunismo e di effettivo cambiamento, perché penso che le due cose vadano un po' a confliggere in questo circolo che, inseguendo l'elettore mediano, diventa un po' un circolo vizioso, non virtuoso, per il cambiamento. Grazie, sono tutti spunti molto, molto rilevanti, evidentemente. Vediamo se riesco magari ad accorparli in un discorso un po' più compiuto. Dunque, c'è sicuramente un cambiamento che è avvenuto, mi riferisco alla prima domanda che lei mi aveva fatto, un cambiamento che è avvenuto negli ultimi anni, che è legato alla formazione dei partiti. Diciamo che il grosso cambiamento, se vuole, che è avvenuto, ma evidentemente con tre o quattro elementi importanti, cioè tutto sommato con la ridefinizione di quello che era la sinistra in Italia dopo la caduta del muro di Berlino, contemporaneamente abbiamo cambiato sistema elettorale, contemporaneamente c'è stata Tangentopoli, quindi insomma il passaggio dalla prima alla seconda repubblica ha cambiato moltissimo quello che era la tipologia di partiti che abbiamo in Italia, e ha cambiato anche di molto quello che erano le scuole, diciamo, di formazione dei partiti. I partiti della prima repubblica, nel bene e nel male, avevano una scuola di formazione, per cui c'era una selezione interna che veniva fatta e si saliva all'interno del partito in base a questa selezione che veniva operata dalla segreteria di partito. Oggi la selezione continua ad essere operata dalla segreteria di partito, perché noi continuiamo ad avere, anzi per certi versi votiamo con un sistema elettorale che è ancora più bloccato di quanto non avvenisse la prima repubblica. Oggi continuiamo ad avere un proporzionale ma a liste bloccate rispetto a quello che era un proporzionale a liste aperte, cioè oggi non possiamo neanche più selezionare all'interno del partito quelli che sono i candidati. Questo vuol dire che la forza della segreteria di partito è aumentata molto più di quanto non lo fosse prima, però è venuta meno la selezione, perché è venuta meno per molti partiti il radicamento con quello che sono diciamo gli elettori, e quindi anche un processo di selezione. Cioè, prima c'erano delle scuole di partito, appunto nel bene o nel male, oggi non esistono più. Quindi esiste un po' il partito del presidente, se vuole, che è quello che accade molto spesso. Questo non comporta necessariamente che la selezione avvenga con dei criteri che poi dopo ci valgono quando queste persone si siedono in Parlamento. E cito dei dati che vengono da una ricerca che ho fatto insieme ad altri colleghi, Antonio Merlo, Andrea Mattozzi e Massimiliano Landi, sui politici italiani dalla prima repubblica ad oggi, e quello che ne viene fuori è il fatto, per esempio, che mentre nel 48, quindi nella prima legislatura, il 91% dei politici italiani erano laureati, oggi le lauree si aggirano sul 65%, che è completamente in controtendenza con quello che è accaduto nel resto del paese, dove invece il numero di laureati è aumentato. Quindi ci sono dei motivi che ci fanno capire che evidentemente le cose sono cambiate per vari motivi, appunto, sicuramente fortemente legati alla selezione dei politici. Però teniamo presente che la selezione dei politici dipende anche molto dalle leggi elettorali, perché alla fine i partiti vogliono vincere le elezioni, selezionano i politici per poter vincere le elezioni, e nel momento in cui non c'è concorrenza elettorale tra i diversi politici, perché la concorrenza viene fatta solo tra partiti, questo evidentemente limita di molto quello che è la necessità di selezione. Quindi diciamo, la legge elettorale ha un'importanza abbastanza forte da questo punto di vista. Il secondo aspetto invece un po' più positivo del passaggio dalla prima alla seconda repubblica è quello a che vedere con gli orizzonti temporali. Qui mi rifaccio anche un po' all'ultima domanda che faceva la signora. Inseguire il votante mediano è un po' un destino, se vuole, perché comunque i politici vogliono essere eletti, cioè se io anche sono un politico che ho forte convinzioni ideologiche, sono un politico di destra, di sinistra, di centro, o convinzione cattolica, o qualunque tipo di convinzione possa avere, comunque per portare avanti le mie convinzioni devo farmi eleggere, quindi comunque dovrò scendere a dei compromessi con l'elettore mediano. Ora, il problema è che scendere a compromessi con l'elettore mediano, quando si vota molto frequentemente, stare in campagna elettorale, come dicono i giornali, tutto l'anno, e chiaramente vuol dire, e quindi farsi guidare in continuazione dai sondaggi, evidentemente questo tipo di frammentazione politica è quello che porta a un grosso tipo di problematica, perché non abbiamo neanche 4-5 anni per lavorare e ripresentarci alle urne dopo 4-5 anni per poter dire. Però in questo bisogna dire che in realtà
c'è stato un cambiamento tra la prima e la seconda repubblica, cioè abbiamo governi più stabili, quindi da questo punto di vista è meglio, nel senso che da questo punto di vista i politici hanno più tempo per lavorare. Questo non vuol dire che questo tempo venga utilizzato bene o male, questo è un altro tipo di discorso, però diciamo, da un punto di vista di sistema, se vuole, è importante che esista un po' più di stabilità, perché questo ci consente di non inseguire, come diceva lei, l'elettore mediano in continuazione, di avere un po' di tempo per fare, un po' di tempo per fare le riforme. E qui mi inserisco sulla domanda che mi aveva fatto lei, sul discorso legato alla differenza tra le parole fatte. Ora, esistono due fasi, se volete, della politica. Una fase è una fase preelettorale, in cui mi presento con la mia piattaforma, cerco di prendere voti, e poi c'è una fase post-elettorale, in cui dopo aver preso i voti devo decidere effettivamente cosa fare e cosa non fare. Quanto più vicino sono alle elezioni in cui sono stato eletto, tanto più tenderò a fare quello che mi è stato detto. E chiaramente quanto più mi allontano, diciamo, il vincolo non diventa più il mandato che ho appena ricevuto, ma il vincolo diventa il mandato che voglio andare a ricevere con le prossime elezioni. Quindi cambiano le situazioni, cambiano le issues, cambiano quelli che sono gli argomenti, e cambia anche la necessità di evidentemente ripresentarsi. Mi devo ripresentare alle urne, voglio fare qualcosa che mi faccia rieleggere. La piattaforma sulla quale sono stato eletto ormai è vecchia di 4-5 anni. Questo però vuol dire che, anche su questo ci sono delle evidenze empiriche che mostrano che vanno in questa direzione, che le riforme vanno fatte subito, cioè che un governo tutto sommato deve fare le riforme quando è, come si dice, spesso in luna di miele con gli elettori, quando è stato appena eletto. Perché siamo lontani dalle elezioni, abbiamo il tempo di iniziare a fare le riforme e anche di, come dire, assorbire quelli che sono molto spesso i primi momenti delle riforme, sono momenti difficili, perché le riforme, e qui appunto rispondo un po' a quello che lei mi diceva, in realtà vanno fatte un po' tutte insieme, cioè esiste una differenza molto grande tra quello che è un mondo in cui ci sono, un'economia in cui ci sono molti vincoli, di ogni genere, lei parlava dei taxi, ma ce ne sono tanti altri, e quella che è invece un'economia più liberalizzata. Mentre si passa da uno all'altro, si è un po' nel mezzo del guado, per cui le persone dicono, ma perché proprio a me? Cioè, perché hai liberalizzato il settore in cui lavoro io, mentre io poi continuo a pagare a prezzi molto elevati su altre cose? Quindi è necessario sicuramente che le riforme vengano fatte in un pacchetto elettorale, in cui io vedo che è vero, la mia posizione è stata danneggiata da un certo punto di vista, però ci guadagno come consumatore da altri lati. Se le liberalizzazioni non vengono fatte insieme, diventano molto difficili da vendere. E vanno fatte all'inizio, perché quanto più ci avviciniamo alla campagna elettorale, tanto più difficile diventa fare quelle riforme. Infatti prima delle campagne elettorali, le uniche riforme che si fanno è quella di aumentare le pensioni. Quindi si spende di più, no? C'è un ciclo elettorale per cui si tende a spendere di più, non certo il contrario. Le ultime due cose, e poi chiudo, una legata alle ultime elezioni e all'elettore mediano. Sì, effettivamente le ultime elezioni c'entrano poco, infatti io ero serio quando dicevo che questo è un buon modello se pensiamo ad un paese in cui ci sono due partiti o due grosse coalizioni. Se invece stiamo pensando ad un paese in cui si presentano 3 o 4 o 5 partiti, il discorso salta. Perché il discorso salta? Il discorso salta perché anziché andare a cercare l'elettore mediano, perché poi penso che tutti quelli... Scusate. No, non tocchiamo niente. Quindi diciamo che se ci sono 3 o più partiti non sto a posizionarmi al centro sperando di prendere voti dal lato destro o dal lato sinistro, ma incomincio a crearmi delle nicchie. Vado a posizionarmi molto più a destra perché so che prenderò i voti di destra anche se perdo gli altri, ma va bene perché come partito piccolo non posso sperare di prendere molti di più e così via. Quindi diciamo da questo punto di vista quando le elezioni non sono strettamente bipolari, chiaramente l'elettore mediano non funziona più così bene, questo senz'altro. L'ultimo discorso era un discorso di discriminazione territoriale, sicuramente, è sicuramente vero, una domanda che proveniva dal signore lì, sì, è sicuramente vero, qui io sono evidentemente... non ho parlato assolutamente di quello che era il discorso territoriale, e questo diciamo ha più componenti. Prima di tutto c'è una grossa differenza in termini di preferenze a livello territoriale. Quindi la prima cosa che possiamo dirci è ma non tutti gli elettori vogliono la stessa cosa. Elettori che hanno preferenze diverse in base alle regioni in cui vivono evidentemente voteranno in maniera diversa, il che implica anche che l'offerta politica cambi, per cui esista un'offerta politica a livello territoriale che cerca di catturare evidentemente questo tipo di pulsazioni diverse, questo tipo di preferenze diverse, di politiche diverse. Quindi sicuramente insomma il discorso
che ho fatto è un discorso molto più generale che non guarda questo. Però bisogna tenere presente che poi l'importanza di questa diciamo, discriminazione territoriale, come la chiamava lei, è anche legata ancora una volta molto a quello che è il sistema politico, la legge elettorale con cui votiamo. Se votiamo con una legge elettorale proporzionale, in realtà i voti li vogliamo andare a prendere un po' ovunque, non è così importante dove si vincono i voti, se invece, perché i distretti sono molto grandi, se invece andiamo a votare con una legge elettorale di tipo maggioritario con distretti uninominali, e allora diventa più importante andare a guardare a qual è il voto sul territorio e così via. Quindi diciamo, da questo punto di vista sicuramente tutto un tratto importante che io non, per motivi di tempo ho dovuto mettere. Io mi fermerei qui e vi ringrazio per la gentilezza.